segreta, secondo me Adele diventa una donna libera, si libera da certe convenzioni che la vita quotidiana inevitabilmente ci mette davanti, si libera dalla paura, si libera dalla solitudine, dal senso di colpa. Tutte queste sensazioni le personifica, gli dà il mio viso, il mio corpo. E quindi in questo spettacolo sarò sul palcoscenico, a differenza di Se son fiori moriranno. Ci ha messo alla prova ancora una volta Adele, volendosi sdoppiare, triplicare, balzando indietro, in avanti, ci ha fatto porre, come aveva già fatto, tante domande. Tanto è vero che nel lungo periodo di allestimento noi facciamo i grandi discorsi perché è un testo che nasce chiaro, ma nel momento in cui lo abbiamo messo nella carne ci ha fatto sobbalzare e quindi eravamo pieni di domande, ci siamo chiesti tutti. Se stavamo facendo un ode alla follia oppure se stavamo dissertando sul senso della vita e della morte. Ecco, abbiamo deciso a un certo punto di non rispondere a queste domande e quindi abbiamo ceduto alla seduzione di non affermare nulla. L'unica che fa un'affermazione è Adele, quando dice sono pazza, sì, e noi a lei crediamo. Questa volta in questo viaggio rappresento un po' questa figura che è in qualche modo esterna, seppure in questo mondo è esterna, ma è più minacciosa, è più ingombrante, più misterica, è presente. Diciamo che la dicotomia su cui abbiamo lavorato, su cui forse natamente ci siamo questionati, ha a che fare con il pensiero unico e invece ciascuna singolarità, ciascuna Adele che c'è in noi. Però ciascuno di noi è alle prese con questa rappresentazione di essere gettati dentro una rappresentazione o invece avere possibilità di scelta e determinarsi qualcuno, chi. Sicuramente in tutto questo mondo c'è una grande sfida, un testa a testa che è continuo, disperato, e la domanda è chi cederà? Sarebbe bello che tutte le domande che ci siamo poste noi, nel breve tempo di rituale, diciamo, dello spettacolo, se le possa porre anche il pubblico, se le possa portare a casa. Quindi, in qualche modo, sì, il meccanismo del lavoro vuole che il pubblico abbia un ruolo, però, appunto, invece per la gioia di scambiare ruolo continuamente, sarebbe bello che si chiedesse, ma è veramente così? Sono veramente questo? Sicuramente sono in un rapporto continuo con Adele, cercano vicendevolmente di coinvolgersi, legarsi ma anche di staccarsi. Quindi probabilmente in questo ultimo atto Adele non cercherà la loro complicità, il loro aiuto, forse cercherà dell'altro. Comunque resta un comprimario come lo è stato, però forse qui ha più a che fare con la minaccia. A secondo di come li ha pescati la morte, che la morte arriva in modi che sono sempre diversi, è fantasioso.